Bambino protagonista. Fare esperienza attraverso il gioco in relazione col mondo. Il gioco come motore di apprendimento e i valori come motori di guida per la vita. La comunicazione tra scuola e famiglia attraverso non solo i colloqui, ma l'accoglienza mattutina, la riconsegna al termine della giornata, è fondamentale per costruire insieme un rapporto, una relazione di fiducia, di crescita e di continuità educativa tra noi e il bambino. Buongiorno a tutti, sono Raffaella Restelli, attualmente educatrice del Nido, coordinatrice del Nido e della Scuola dell'Infanzia San Giuseppe. La Scuola dell'Infanzia San Giuseppe è una scuola privata, paritaria, parrocchiale, situata a Settimo Milanese, confinante e vicina alla chiesa, all'oratorio San Giovanni Battista. Ogni sezione bolla ha un insegnante di riferimento. Le insegnanti hanno esperienza pluriennale, abilitate con titolo di studio e sono praticamente cresciute in questa scuola, diventata ormai la loro seconda famiglia. L'equipe è integrata con altre figure, quali un'educatrice che dedica il servizio di pre scuola, un'insegnante madrelingua inglese, una segretaria e due figure ausiliarie. Gli spazi della scuola sono vari e vasti. Ogni sezione bolla quest'anno si è ampliata grazie anche agli spazi del corridoio davanti a ogni sezione, in modo che ogni bambino abbia i giusti spazi, sia per il gioco libero, per le attività strutturate, ma anche per ogni momento di routine, quali il pranzo e il momento del riposo per i più piccolini. L'outdoor è per noi un punto di forza, convinti che l'esterno e il contatto con la natura stimoli e attivi il bambino nella sua crescita e creatività, in relazione con gli altri e il mondo. L'outdoor per noi non è solo un momento di gioco libero, ma è un'occasione di scoperta, di esplorazione e di attività a cielo aperto. Inoltre il percorso IRC. Il percorso religioso per noi è importante per la crescita spirituale del bambino, anche attraverso piccoli gesti e momenti come la preghiera cantata di ringraziamento prima di ogni pranzo o dei momenti di narrazione e rappresentazioni dei bambini nei momenti liturgici forti come può essere l'Avvento e la Quaresima. L'esperienza e l'esplorazione con materiali naturali destrutturati, le attività motorie, sensoriali, musicali, linguistiche e spaziali sono per noi importanti per osservare e stimolare il bambino in ogni sua potenzialità ed espressività.